Notizie d'Abruzzo, siamo a Casoli, a Palazzo Tilli, in compagnia della padrona di casa, la dottoressa Antonella Allegri. Oggi un anno dall'inaugurazione di Palazzo Tilli. Un bilancio, dottoressa? Beh, è stato un momento, un anno veramente speciale, perché dal momento della rinascita, quindi della riapertura di Palazzo Tilli un anno fa, si sono svolte numerose iniziative. Innanzitutto Palazzo Tilli è stata incontrata, ha incontrato e ha aperto le proprie porte a tanti casolani che conoscevano il palazzo spesso dall'esterno, ma non avevano da tantissimi anni avuto modo di entrarvi. Quindi è stato un modo per il paese di riappropriarsi di un bene che certamente è un bene privato, ma che sorge in un luogo, in una comunità, e quindi appartiene a tutta la comunità. E questo è stata anche l'occasione per poter aprire le porte anche a persone che fuori dal paese hanno saputo che vi è questo tipo di esperienza che è possibile fare, cioè entrare in Palazzo Tilli significa fare un tuffo nel passato, in un passato che risale al Settecento, che è il periodo nel quale il palazzo è stato costruito, per poi ripercorrere la storia del paese di Casoli, ma anche la storia dell'Abruzzo e anche la storia dell'Italia dal Settecento fino ad oggi, perché tanti sono gli eventi che hanno interessato una struttura architettonica che porta un vissuto di una famiglia che ne è stata proprietaria per due secoli e che è famiglia ben integrata all'interno di tutto il contesto cittadino. Nel corso dell'anno si sono svolte anche delle iniziative di carattere artistico, musicale e teatrale che hanno dato vita, quindi hanno dato contenuto proprio allo stare insieme, per cui Palazzo Tilli è diventato un polo di attrazione che vuole continuare nel corso del prossimo anno con nuove iniziative. Cito soltanto la prossima, che è quella del 14 luglio, in cui noi avvieremo, in occasione della festa, del periodo in cui si festeggia la Madonna del Carmine, una festa molto sentita proprio dalla tradizione casolana, in quei giorni avvieremo un progetto che ha a che fare con la storia e la tradizione di Casoli per quanto riguarda proprio la tradizione sponsale, quindi dei matrimoni, invitando tutti i casolani a produrre, a portare e a rendere disponibile alla visione di tutti cose che in qualche modo hanno fatto parte dei matrimoni del passato, quindi soprattutto dei periodi più antichi, quindi immagini fotografiche, abiti, bomboniere, momenti di tradizione che sono tipiche di questo paese. Sarà l'occasione proprio da parte della cittadinanza proprio per ricostruire dal vivo proprio una parte della loro storia. Poi vi saranno altri eventi, quali spettacoli appunto di carattere musicale, dei concerti, degli spettacoli di carattere teatrale, e poi a settembre daremo vita ad una serie di settimane, la settimana della musica, la settimana della cultura, la settimana dedicata anche ai temi della memoria e dell'internamento, perché non dimentichiamo che Palazzo Tilli è anche stata sede di due campi di internamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi tutta una serie di iniziative che vogliono proprio portare all'accoglienza di tutto quello che è il meglio, di tutto quello che è la bellezza, una bellezza che poi raggiunge il culmine con i presepi, come abbiamo appunto realizzato nel corso del 2017, presepe, quindi una mostra di presepi in collaborazione con l'Avis ed altre associazioni. Oggi, quindi 3 giugno 2018, una
un'iniziativa, diciamo, appunto per il primo anno di attività, si sta svolgendo proprio in questi momenti. Ce ne parla, come avete organizzato per il primo compleanno? Sì, il primo compleanno. Intanto è un compleanno che viene festeggiato con la cittadinanza. C'è un concerto, prevediamo un concerto che sta per iniziare, con una splendida band di amici, band 20 Miles, che ci farà ascoltare dei brani, numerosi brani, addentrandoci nel blues, e poi ci sarà un buffet offerto a tutti i partecipanti, ed infine naturalmente non potrà mancare il primo compleanno, non potrà mancare il taglio della torta. Quindi invitiamo chi facesse ancora in tempo ad arrivare ad essere qui accanto a noi. Benissimo, allora ringraziamo e buona serata.